ragazzi, sono Antonio Aleo. Grazie a CineSud oggi ho la fortuna di provare la Sony A1, l'ultima mirrorless Sony full frame, ammiraglia di tutte le ammiraglie, diciamo. La location di oggi sarà marina, la scogliera di Pietragrande. Vedremo un po' come si comporterà l'autofocus, anche come vorrei provare questo sensore nuovo da 50 megapixel, se eguaglierà il sensore della mia Sony A7R3, sempre una big megapixel che ha oramai alle spalle qualche annetto, ma che tuttora ha una qualità del sensore, diciamo, imbattibile, ancora non del tutto battuta sia ad alti ISO che a bassi ISO. Questo è il corpo macchina, con un grip del tutto simile alla Sony A7R4. La velocità di accensione è impressionante, basta accendere la fotocamera, 1, 2 e 3, è subito operativa, subito. Anche il mirino è sempre pronto. Sto testando la Sony A1 per vedere come si comporta nella fotografia di paesaggio. Obiettivo 24-105, polarizzatore e un filtro ND da 6 stop. Dalle prime prove risulta pazzesca la qualità del mirino, davvero incredibile, una nitidezza che non fa per nulla rimpiangere, secondo me, il mirino ottico. Sto facendo alcune lunghe esposizioni e la macchina, dopo aver preso un po' di familiarità, è sempre impressionante. La tracciabilità della 1 è impressionante. Nonostante il sensore denso, riesce a tenere traccia del soggetto in maniera impeccabile. 10 foto su 10 si può dire siano a fuoco. Ho utilizzato la modalità real tracking. Parliamo di un sensore da 50 megapixel stacker DSLR. Un progetto nuovo per Sony che si spinge oltre quanto visto fino ad adesso con la Sony A9 II, mantenendo però quelle prestazioni al top. Non è un nuovo step in ambito tecnico fotografico. Il futuro delle nuove mirrorless Sony è qua. Ragazzi, ho finito la mia prova e posso dire che la velocità operativa della 1 è fuori da ogni schema. Siamo su un nuovo livello in ambito mirrorless, con una macchina che non fa rimpiangere più le reflex, sia come velocità operativa che come qualità del mirino. È un'ammiraglia, anzi un nuovo step di ammiraglie, perché appunto 50 megapixel non si sentono per nulla, anzi in ambito naturalistico possono servire anche per avere un moltiplicatore di focale digitale. Ringrazio CineSud per la sua disponibilità, per avermi fatto testare la Sony A1. Consiglio di dare un'occhiata sia al sito che al magazine CineSud per scoprire sia articoli fotografici che articoli che parlano del mondo della fotografia con un interesse culturale
davvero notevole. Ciao ragazzi!